Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, oggi un video XXL, un video extra large perché ci sono una marea di notizie. Ieri è successo di tutto, sia per quanto riguarda il mondo dei videogames, sia per quanto riguarda il mondo di COD, quindi un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, aspetto 13:30 live piattaforma viola, trovate tutti i miei social in descrizione, oltre al codice sconto se volete regalare un controller che potrete settare in qualsiasi aspetto, sia in colori che in pezzi, quindi trovate tutto quanto in descrizione. Partiamo subito. Nei giorni passati vi ho parlato del discorso delle minacce che hanno ricevuto molti sviluppatori della Santa Monica Studios per quanto riguarda il rinvio di God of War Ragnarok, qualcosa di letteralmente incredibile. Bene, negli ultimi giorni, dopo appunto le minacce, Alan Pierce, che è stato appunto senza colpe, l'ultimo degli sviluppatori introdotti all'interno del team di sviluppo, ha parlato sia a Cory Barlog, il game designer di God of War e di God of War Ragnarok, che è subito intervenuto condannando i maltrattamenti dei suoi collaboratori, difendendo chiunque sia stato preso di mira dalle minacce. Inoltre, sull'argomento è intervenuto anche Raf Grassetti, l'art director di God of War, che ha specificato come alcune offese addirittura fossero sessiste, qualcosa di veramente vergognoso per il rinvio di un videogioco. Nei prossimi mesi, come sapete, uscirà il prossimo DLC di Assassin's Creed Valhalla. Bene, un noto insider, Jonathan, insider e leaker francese, ha svelato che il prossimo DLC sarà l'assedio di Parigi, che permetterà di rivivere una delle battaglie più note e ambiziose della storia vichinga. Ubisoft non ha rilasciato i dettagli o almeno una data di uscita, ma a questo ci ha pensato ovviamente Jonathan, il noto e attendibile leaker francese legato alla saga di Assassin's Creed, che ha trovato alcune informazioni nei file di gioco. Il DLC sarà ambientato nell'885 d.C. Carlo Gross, pronipote di Carlo Magno, ha riunito la Francia in un unico regno per la prima volta dopo centinaia di anni e adesso intende colpire e scacciare via una volta per tutte i vichinghi stanziati in Francia. L'avanzata potrebbe arrivare fino in Inghilterra. Secondo il leaker, di DLC dovrebbe uscire il 9 novembre del 2021. Capitolo Forza Motorsport, perché lo scorso mese si è svolto un playtest a numero chiuso del nuovo Forza, da dove sono emersi alcuni importanti dettagli. Il nome sarà semplicemente Forza Motorsport, anche qui per rilanciare appunto la serie. Esclusiva next gen, nuovo modello di collisione pneumatici con un motore riprogettato a 360 Hz e basato su 8 punti di contatto rispetto al precedente, che aveva un punto di contatto soltanto a 60 Hz. Novità impatto sui cordoli e bordi stradali, quantità di carburante modificabile in gara, i fattori ambientali avranno più impatto sulla corsa e addirittura il salto generazionale più ampio rispetto a qualsiasi evoluzione vista da un capitolo all'altro in precedenze nella serie. Ieri sono continuati appunto i teaser relativi a Battlefield. Vi ricordo, domani 9 giugno ore 16 ci sarà l'annuncio ufficiale ora italiana. Vi faccio vedere tutti i cambi grafica dei loghi, sia per quanto riguarda Battlefield sia per quanto riguarda Electronic Arts e via dicendo, che appunto porteranno molto probabilmente già forse oggi al reveal almeno del logo, con domani l'annuncio ufficiale. A proposito dell'annuncio ufficiale, se andate appunto sul canale YouTube di Battlefield troverete appunto il video premiere, che sarà appunto attivato domani alle 16 italiane. Nelle ultime ore invece sono state svelate dall'account Twitter Station of Play un paio di immagini che mostra in anteprima un bundle PlayStation 5 Standard Edition più Ratchet & Clank Rift Apart ancora non annunciato. Al momento non venne specificato il titolo della serie, ma considerando il prezzo che si aggira intorno ai 600 euro, non farebbe altro che pensare appunto al nuovo capitolo che, come vi sappiamo, uscirà l'11
di giugno, quindi anche un altro titolo è in arrivo. Ieri invece ha parlato Modern Warzone, che come sappiamo è specializzato sul mondo di Call of Duty, ha detto che secondo le sue informazioni la Battle Royale di Battlefield sarà gratuita, ma non uscirà almeno fino al primo trimestre del 2022. Chiudiamo la parentesi dei videogiochi con due notizie Ubisoft. La prima è stata annunciata ufficialmente Rainbow Six Extraction, titolo che ovviamente sappiamo ha cambiato già due volte nome. Prima si chiamava Quarantena, diciamolo così in italiano. Il gioco sarà mostrato ulteriormente nel corso dell'Ubisoft Forward che si terrà il 12 giugno alle ore 21 italiane. Mentre in questo evento non sarà presente Prince of Persia. Ubisoft ha confermato che il remake di Prince of Persia non sarà presente appunto al suo evento. Il gioco uscirà l'anno prossimo, sta facendo grandi progressi e Ubisoft condividerà altri dettagli con i fan non appena saranno pronti. Parentesi Call of Duty, perché anche qui, ragazzi, ieri è successo di tutto. Innanzitutto, i dataminer Perseus e Cheeseburger Boys hanno rilasciato le prime immagini in game e gameplay della mappa mai annunciata e rilasciata, chiamata Monti Urali. Vi lascio il link nel primo commento. Per quello vi dico sempre, ragazzi, iscrivetevi su Twitter perché lì riesco a ricondividere delle cose che ovviamente non si possono pubblicare direttamente. Vedrete appunto la mappa dei Monti Urali, mappa che molto probabilmente era destinata ad un blackout e non a Warzone, mappa appunto con l'interfaccia utente, quindi l'HUD di Cold War. Staremo a vedere se questa mappa arriverà mai appunto all'interno della Battle Royale, diciamo così, di Infinity Ward. Secondo il Not Insider, Modern Warzone invece la tanto chiacchierata Red Door, quindi la porta rossa, arriverà con l'arrivo della Season 4. Le varie informazioni trapelate sia dai file di gioco ma anche in un sondaggio ufficiale che vi feci vedere di Activision riportavano infatti che c'era appunto questa porta rossa che potrà essere utilizzata per i viaggi rapidi all'interno della mappa. Notizia invece, parentesi, per quanto riguarda Treyarch, perché proprio ieri ha annunciato di aver assunto un nuovo membro nel suo team. Stiamo parlando di Pasquale Scionti, che andrà a ricoprire il ruolo di Senior Lighting Artist, quindi tutto ciò legato all'illuminazione e alle luci. Bella bombetta, ragazzi, è stata annunciata invece ieri da Activision, perché il reveal della Season 4, quindi della stagione 4, che come sapete arriverà la prossima settimana, avverrà invece questa settimana durante la live del Summer Game Fest di giovedì. Quindi giovedì alle 20 italiane vi saprò dire tutto quanto quello che riguarda la Season 4, che poi sarà attivata la prossima settimana, quindi poi vi darò tutti i dettagli, gli aggiornamenti, i pesi dei download e via dicendo. Inoltre sono stati anche annunciati i doppi punti giocatori e i doppi punti Battle Pass, sia per quanto riguarda Cold War sia per quanto riguarda Warzone, come avviene ovviamente ad ogni fine season, si attiverà il tutto dall'11 di giugno fino al 14 di giugno. Inoltre la Raven Software ieri ha acceso anche l'hype in vista del Summer Game Fest, dove sarà svelata la Season 4, ha messo ovviamente gli occhietti per fare attenzione appunto a questo evento. Finalmente ci daranno qualche bella notizia sulla versione ottimizzata Next Gen di Warzone, magari il FOV su console, magari un anti-cheat, staremo a vedere, rimanete sintonizzati perché vi riporterò tutte le notizie in tempo reale anche di questo evento. Chiudiamo la parentesi di Call of Duty con i nuovi bundle settimanali, tanto per cambiare, Treyarch ha annunciato altri tre nuovi bundle in arrivo questa settimana, li state vedendo, il Tracker Pack Ruknik The Miz, il Power Surge Reactive e il Mammoth Stalker. E con questo chiudiamo un nuovo video informativo, l'ho detto veramente molto succoso e ricco di novità, sia per quanto riguarda la nostra saga preferita Call of Duty, ma anche il mondo dei videogiochi. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, ci vediamo alle 13:30 in live piattaforma Viola e appuntamento come domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo video informativo.